Oramai nel 2024 quasi tutti i nostri setup riescono a catturare un'immagine che è quasi pari alla perfezione. Infatti noi applichiamo diversi filtri sui nostri obiettivi oppure andiamo a lavorare in post-produzione per smorzare un po' questa perfezione. Ma se vi dicessi invece che c'è un modo per ottenere tutto questo senza nemmeno spendere tanti soldi? Ciao ragazzi, sono Mattia e sul mio canale potete trovare video riguardanti la mia passione, ovvero il videomaking. Oggi vi voglio parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero gli obiettivi vintage. Come dicevo all'inizio video, oramai i setup che utilizziamo, bene o male, riescono ad avere una qualità dell'immagine che è quasi pari alla perfezione. Questo è grazie a tutti i vari passi da gigante che hanno fatto le varie case per potersi avvicinare alla perfezione. Ma in certe situazioni noi videomaker non vogliamo questa perfezione. Io, per ovviare a questo problema, che in realtà non è un problema, da qualche anno per progetti personali oppure per progetti per clienti dove c'è, diciamo, una richiesta di un look un po' vintage, utilizzo appunto una lente vintage. Infatti, da qualche anno utilizzo questo Helios 44 M4, che è praticamente un 58 mm f2. Comprato un po' spinto dalla sua nomea e un po' perché volevo provare a giocarci sulla mia GH6, ad oggi non è una lente che è sempre sul mio setup, ma ha i suoi perché. Infatti un punto di forza degli obiettivi vintage è appunto la loro non perfezione. Si può notare una buona nitidezza, anche se comunque rimangono molto più morbide rispetto agli obiettivi dei nostri giorni. Il contrasto, il colore e la passatura dell'immagine rendono il tutto davvero unico. Questi obiettivi però non comunicano direttamente con il nostro corpo macchina. Infatti viene tutto gestito tramite le due ghiere che sono presenti sull'obiettivo, cioè uno il diaframma e l'altra la distanza dalla messa a fuoco. Questa mancanza dell'autofocus potrebbe essere un problema per molti videomaker, ma non vi preoccupate perché al 99% sulle macchine che utilizzate esiste la funzione di focus peaking. Un'altra caratteristica di questi obiettivi è che per poterli montare sui nostri corpi macchina abbiamo bisogno di un anello adattatore. Infatti su Amazon ci sono tantissimi anelli adattatore di qualsiasi fascia di prezzo. Sempre parlando di prezzi, ci tenevo a dire che questi obiettivi vengono a buon mercato. Ad esempio, il mio Helios l'ho pagato la bellezza di 55 € con le spedizioni. Le condizioni non sono pari al nuovo, hanno qualche leggero minimo di usura, però le lenti sono praticamente perfette. Un'altra lente che ho implementato nel mio setup è questo Yashica, o Yashica, non so la pronuncia corretta, scusatemi, che è un 135 mm f2.8. La sua storia è un po' buffa perché l'ho comprato in un mercatino delle pulci alla bellezza di 10 €. In sostanza ho pagato di più l'adattatore piuttosto che l'obiettivo. L'unica pecca di questo obiettivo, che però per quello che l'ho pagato non mi posso lamentare, è che ha una leggera ammaccatura sul parasole dell'obiettivo. Questi obiettivi vi spronera rimettervi in gioco perché sin da subito troverete che non c'è più quella facilità di utilizzo dei nostri classici obiettivi odierni. Detto questo, il video finisce qui, ragazzi. Io vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale e se volete di attivare anche la campanella. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!